esageratamente rose. Allora, amici di Ciao Como, diretta radio, diretta Facebook in questo istante, ci siamo. Calma, tutto rosa. Allora, il fenicottero rosa, il detersivo rosa, l'Italia in rosa, la Gazzetta dello Sport, insomma, sostanzialmente. Perché abbiamo fatto questo stamattina? Perché abbiamo fatto venire Cinzia Coppola, che è quella che ha ricevuto più like, pazzesco, un trionfo vero. Grande. Del concorso che abbiamo fatto qualche settimana fa, quando è arrivato il Giro d'Italia, no? L'abbiamo chiamato le vetrine in rosa, lei ha fatto la vetrina rosa, ma soprattutto ha portato a casa una battellata di like, e quindi l'abbiamo fatta venire perché se lo merita. Bellissimo. Come per incoronarla, ovviamente. Poi allora daremo anche un paio di altri premi a lei, visto che ha avuto così tanto riscontro e simpatia. Beh, salutiamola, però facciamola parlare. Buongiorno Cinzia, buongiorno. Anche perché Cinzia mi diceva che questa mattina ha messo sulla sua vetrina, cosa è scritto, scusa, sulla vetrina? Di seguirci, che il negozio sarebbe aperto un'ora più tardi perché eravamo qui a Ciao Como. Molto bene, brava Cinzia, hai fatto bene, vedo che ci stanno seguendo anche nella diretta Facebook. Allora, spiegaci la tua vetrina, come l'hai realizzata? Allora, abbiamo visto, questa è l'Italia, eh? L'Italia è fatta con la Gazzetta dello Sport, sì, con le tutta pagine. Tutta a mano, con esatto. La Gazzetta dello Sport. Questa è la Sicilia. Ecco, viene... e questa è la Sardegna. Cioè, tutta esatto, brava. E poi costa l'Italia, ovviamente. Bravo. E qui al nord abbiamo messo il nostro Nibali, perché ecco, c'è anche la faccia di Nibali, è vero. Grandissimo Vincenzo, campione. grande campione, che ha emozionato fino all'ultimo. Tantissimo. Praticamente anche qua. Tu noi comaschi. Poi sei andato a vederlo il giro. Assolutamente sì. Dove che eri? Dove eri? Proprio all'arrivo. All'arrivo e ti favo per lui, peccato. Sì, questa. Tutta vestita di rosa. No, non mi vesto mai con la rosa. Un grande trionfo, c'era stato un grande trionfo anche a Civiglio, per esempio. Sono andato lì, è stato veramente un pomeriggio bellissimo di sport, con tanti appassionati, per vedere il passaggio che è durato 4-5 secondi. Bellissimo. Esatto. Allora, quando abbiamo detto appunto della città ferma, però lo avevamo già ricordato, insomma, non si poteva fare altro che quel giorno assolutamente essere tutti ovviamente sulla stessa barca, cosa che poi è piaciuta molto. Allora, dicevo, scusami Cinzia, la tua vetrina, spiegacela anche. L'Italia, okay. C'era una bella bicicletta, quella non ho potuto portarla chiaramente, e sulla bicicletta c'era questo bellissimo fenicottero rosa. E per questo fenicottero rosa devo assolutamente ringraziare due splendide bimbe che me lo hanno prestato, Noemia e Alessia. E lui faceva una scena pazzesca in vetrina, sì, perché seduto sulla bicicletta tirava tutti. Effettivamente, eccolo qua, guarda come bello. Ha ricevuto parecchie fotografie. Beh, sì, carino, bella la tua. Beh, allora, ci siamo dimenticati di dire che il tuo negozio è la cartoleria Mille Cosine, Viale Rosselli a Como, al numero 10. 30. Scusa, Viale Rosselli, sì. 30. Lì trovate Cinzia con tutti i suoi prodotti, ma anche direi con tutta la sua simpatia, no? E tra l'altro, grande appassionata di sport. Ti piace, vero, il ciclismo? Sì, ciclismo sì, e ce l'ha passata mio figlio Kevin, questa passione. Allora, grazie a lui conosciamo tutto. È stato sicuramente bello. E poi soprattutto, però, tu ci hai messo del tuo, perché, come abbiamo già avuto modo di dirlo l'altra volta, però ricordiamolo, per fare la tua bella vetrina, che ha ricevuto veramente una valanga di like, quanto tempo ci hai messo, Cinzia? Una settimana, non sola, devo essere sincera, collaborando con una splendida ragazza che lavora alla carta, Domenica. Io ho avuto l'idea. Ascoltami, in effetti sembra semplice, ma come si fa a lavorare? Perché si dice, vabbè, ma c'è stato dietro un bel lavoro, cioè una piantina dell'Italia, ingrandita, ritagliata, ricoperta con questa carta, dando l'effetto chiaramente del movimento delle montagne, eccetera. Sì, sì, è vero. Poi lasciala asciugare, poi fargli la strada intorno, fotocopia le biciclettine originali, insomma c'è stato un bel lavoro, una settimana ci abbiamo messo. Ma è tipo carta pesta? No, è proprio tutta carta da giornale. Carta proprio di carta. Sì, no, quello sì, la lavorazione è tipo carta pesta. Bravissima. Sì. Allora, io ripeto, non sono io l'esperto. Ma che brava, l'idea Cinzia è mia. Bellissima, però c'è questa ragazza che lo fa proprio per lavoro. L'abbiamo letto il suo nome? Domenica, l'arte nella carta su Facebook. Ma assolutamente brava, se lo merita anche sì, lei, ovviamente. Lei mi aiuta sempre quando devo realizzare vetrine un po' particolari. Ma guarda che brava che è stata. E poi, vabbè, il fenicottero che ha catturato l'attenzione, ovviamente, che è piaciuto sicuramente. E a proposito di rosa, c'è anche il detersivo, vero, rosa? Sì, abbiamo pensato di utilizzare il nostro prodotto
Allora, noi vendiamo detersivi sfusi alla spina. Questo in particolare è un detersivo lavatrice lane delicati che è di colore rosa. Perfetto. E l'abbiamo utilizzato per fare la nostra strada in vetrina. In mezzo c'era la bicicletta. Mamma mia. Beh. Oh, ma sai, ma quanti e dopo, allora, dopo aver fatto tutto ciò, siamo venuti lì, abbiamo fatto un'intervista, abbiamo presentato la vetrina. Ma quanti like hai portato a casa? Una battellata sì. esagerata. Cioè, sì. quanta gente hai coinvolto soprattutto? Perché tu sì, hai fatto lì un passaparola esagerato. E sei sì. una ragazza social incredibilmente social, vero? Lo sono diventata. Lo sono diventata, sì, perché è importantissimo, chiaramente. E quindi sì, il video è girato tantissimo e abbiamo ricevuto tanti like. Facciamo girare anche quello di oggi, perché te lo meriti, davvero. Sei stata veramente simpatica, brava, divertente, colorata, assolutamente, con il rosa che non manca mai. E poi magari nei prossimi giorni verremo anche lì da te ancora, Cinzia, perché in effetti, come hai detto tu, c'è anche questa novità importante che tu hai, questi detersivi alla spina, esattamente. E tra l'altro, e chiudiamo l'incontro di oggi con Cinzia, ovviamente siamo nell'anno dove tutti parlano anche ovviamente giustamente di ecologia. La parada per Tucce l'altro giorno ovviamente ha avuto un modo di importante di sottolineare anche l'aspetto ecologico. Ecco, perché ecologica, Cinzia? Perché ecologica? Perché con i miei detersivi il flacone non lo buttiamo più. Quindi non produciamo più le valanghe di sacchetti di plastica, ma il flacone lo riutilizziamo, che è sempre meglio che riciclare. Quindi tornate con il flacone e lo si riempie di nuovo con il prodotto. Perfetto, questo è molto importante. Torneremo ancora da te e così ci presenterai meglio, se vuoi, ovviamente nel dettaglio, certo. questa bella iniziativa. Allora, Viale Rosselli a Como, al numero 30, Mille Cosine, la cartoleria che si trova... come riferimento, diciamo, zona di Santa Teresa, brava, esattamente, dove ci sono anche tra l'altro le scuole, certo. dove c'è la farmacia di fronte, tanto per intenderci, esatto, quella è la zona di Santa Teresa, dove potete andare a trovare Cinzia, andate lì e la trovate e fate ovviamente magari un like, perché lei quando si entra in vetrina è estremamente social, ma è anche, come avete visto, molto molto simpatica. Contenta di questo incontro? Tantissimo! Ok, hai visto che ti ho portato veramente una simpaticissima commerciante di Como. Io ci andrò di sicuro. Vacci di sicuro, ti tratta bene. Di che l'hai vista a Ciao Como? Sì, io dico, guarda, l'hai vista a Ciao Como. Tu di così che lei sicuramente ti tratta bene. Vale anche per i nostri amici, ovviamente. Sì. Allora, Cinzia, complimenti ancora. Grazie. Brava nel rosa, dipinto di rosa. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ci hai fatto tornare indietro a qualche settimana fa, quando c'è stato il giro, che è stato tra l'altro, devo dire, una bellissima iniziativa. Como, come abbiamo detto, sì, è vero, si è fermata, ma devo dire che tutti sono stati veramente felici e partecipi. Brava.